Benvenuti in Notturno Crime, l'appuntamento di rubrica notturna della domenica sera, dove trattiamo esclusivamente casi italiani. Questa sera la nostra storia ci porta sul Monte Murrone, che fa parte dell'Appennino abruzzese, dove avverrà un fatto inaspettato che vedrà coinvolte tre ragazze. Sigla. Ci troviamo in Abruzzo ed è il 20 agosto del 1997 quando facciamo la conoscenza di Maria Grazia Centofanti. La ragazza è in casa, la sua abitazione si affaccia proprio sulla piazzetta, quando ad un certo punto vede una ragazza circa la sua età. La nota non solo perché è pieno agosto e la gente in giro ce ne circola davvero poca, ma perché la ragazza sta correndo, urlando aiuto, e la sua espressione è di puro terrore. Maria Grazia pensa subito a un incidente stradale. Forse quella ragazza che urla è andata a sbattere contro un qualcosa, forse addirittura la ragazza ha travolto qualcuno. Insomma, il suo viso non promette comunque nulla di buono. Il suo nome è Silvia Olivetti. Silvia, tra lo stupore di chi la ascolterà in quel momento, racconta una cosa davvero inaspettata. Che cosa dice Silvia? Silvia dice di essere riuscita a malapena a scappare dal suo aguzzino. Sì, un pastore, incontrato per caso nel bosco, voleva ucciderla, voleva che non tornasse più a casa. Forse Silvia allora ha interpretato male i gesti del pastore? Sì, forse tutto è successo nella sua mente? Purtroppo no, perché Silvia racconterà di come questo pastore si fosse avvicinato loro. Sì, perché Silvia nel bosco non era sola. Con chi era in compagnia Silvia? Silvia era con sua sorella e un'amica. Purtroppo le due erano state abusate e poi uccise. Accidenti, terribile questa cosa. Maria Grazia comprende quasi subito che quello che sta raccontando è vero. La ragazza spaventata si tiene il fianco, quindi è ferita Sì, i probabilmente. suoi abiti sono inzuppati di sangue. È ferita, ma ovviamente non sa la gravità di quella lesione. Eppure Maria Grazia non perde tempo e chiama immediatamente i servizi di emergenza. Una volta arrivati, presteranno le prime cure a Silvia, che verrà stabilizzata per fortuna e poi trasferita per le cure del caso all'ospedale che si trova lì vicino a Sulmona. Insomma, è evidente che la ragazza abbia subito un attacco e che sia sotto shock. Ma è ancora tutto da capire. Le vittime della brutale aggressione raccontata da Silvia vedrà coinvolte la sorella Diana e l'amica Tamara Gobbo, come abbiamo potuto vedere. La sorella di Silvia, Diana, si è da poco diplomata alla scuola serale e lavora da un elettricista padovano che vorrebbe iscriversi all'università. Sua sorella è grafica pubblicitaria, ma il lavoro giusto non è arrivato e si è accontentata nel frattempo di fare questo lavoretto in una fabbrica che realizza pentole. Sono brave ragazze che si impegnano prima negli studi, poi nel lavoro, praticano qualche sport e alla domenica rigorosamente è messa. E poi, come abbiamo visto, le due sorelle frequentano in maniera assidua proprio Tamara Gobbo, una segretaria d'azienda, ma anche lei al momento ha dovuto optare, insomma, per un lavoro diverso da quello che voleva fare. Infatti è assunta presso una cooperativa che si occupa di pulizia negli ospedali. Insomma, Sì. come abbiamo potuto capire, sono ragazze con la testa a Sì. posto che si accontentano di quello che il posto in cui vivono ha da offrire loro. Sì, non hanno grandi pretese e spesso nel weekend si distraggono andando in montagna a fare delle lunghe escursioni. Quella è una passione che le accomuna oltre alla loro semplice vita quotidiana di tutti i giorni. Ecco perché sceglieranno come tappa per una gita fuori porta il Parco della Maiella. Pare che all'interno di questo parco, che si affaccia sul mare, ci siano numerose specie rare. Sì, come il lupo, il camoscio, l'orso bruno, ma è meglio non incontrarli questi tipi di animali, no? Sono meglio gli animali degli uomini. Sì, no, ma voglio vedere se incontri un orso che magari ai piccoli si spaventa.
Solo se si spaventa, attaccano, probabilmente. Comunque, sia animali feroci, sempre meglio non trovarli. Dunque, Diana, Silvia e Tamara, quel giorno di agosto, si avventureranno per questo benedetto parco, dove poi incontrano l'aguzzino, ma La non è previsione era giusto. quella di un'escursione per godersi il paesaggio e magari riuscire a fotografare la fauna locale. A bordo della loro auto, una Ford, raggiungono l'Agri Campeggio. Eh sì, che si trova proprio in località Santa Eufemia di Maiella. La passeggiata prosegue per circa 2 ore, non capita niente, si godono il paesaggio, le piante, i fiori, fino a quando? Fino a quando arrivano ad un bosco, quello della mandra castrata. Ma stanno andando nella direzione giusta per raggiungere la vetta? Non è poi così difficile perdersi, no, all'interno di questi parchi. Ecco perché quando vedranno un ragazzo, un pastore, proprio nei pressi del bosco, gli chiederanno delle indicazioni. Eh Sì, in fin dei conti, chi porta il bestiame in quei luoghi deve per forza sì. conoscerli bene. Eh sì, stanno andando nella direzione giusta secondo le indicazioni del Sì, ragazzo. lui è un certo Aliyebi Asani. Un uomo di origine macedoni. La Macedonia si trova nella penisola balcanica. Comunque, facciamola breve, lui ha 24 anni e appunto fa il pastore lì su queste montagne. Pare che sulle Sì, prime comunque sia pare un un... ragazzo gentile, ma poi le ragazze lo considerano comunque un po' strano, vuoi perché sta tanto tempo da solo, in mezzo alla natura, vuoi perché forse proprio quel suo carattere introverso lo ha fatto propendere per una vita bucolica. Fatto sta che parlerà con Diana per consigliare il percorso migliore da prendere e anzi per non correre rischi e magari perdersi. Oltre a consigliare loro di prendere la via che attraversa il bosco, si offrirà persino di accompagnarle. Gentile, vero? Sulle prime, le tre non sanno se accettare la proposta del pastore, ma anche se lui è un poco strano, ecco, comunque non doveva essere per forza una persona cattiva. E poi loro erano in tre. Lui le precede nella camminata, le fa strada, conosce bene quei luoghi. Ma quando sono entrate nel bosco, qualcosa succede. Il pastore tira fuori dalla tasca una pistola e intima le ragazze di fare quello che ordina loro. Ovviamente lo sciocca tanto, nessuna delle tre aveva previsto un tale scenario. Silvia è quella più coraggiosa, quella che prova a dissuadere il ragazzo di fare quella stupidata. Sì, Ma scusa, in tirano tre, va bene che ha un'arma, prendi un bastone, allarma, una pietra e la punto. terra, No, fai in allarma. tempo a buttargli, t'abbassi, ci va un secondo, No. t'abbassi, prendi una manciata di terra e gliela butti negli No, occhi. con un'arma non fai niente. Silvia è quella che comunque ci prova, quindi tira fuori dallo zaino quello che ha, convinta che le lascerà andare una volta che le avrà derubate. Ma si sbagliano, Purtroppo purtroppo. sì, perché le insistenze a lasciarle andare da parte di Silvia le aggiudicherà un colpo di pistola proprio al fianco. Ah, quindi le Ecco, spara proprio per sì, quello che si sta certo, tenendo al sì. fianco. Il contraccolpo la farà cacciare e sorelle e amiche inizieranno ovviamente ad urlare. Quella che doveva essere una gita piacevole alla fine si è trasformata nel peggiore del loro incubo. Ma pensa che sfortuna trovare un E pastore. poi il ragazzo non si ferma, no, continua a sparare. E lo farà con 2 colpi rivolti proprio contro Tamara. La ragazza muore sotto i colpi del pastore. Diana ha compreso che non ha speranze di far ragionare quel ragazzo dallo sguardo folle, così proverà a scappare. Corre in mezzo al bosco con quella piccola, piccola speranza che è ancora nel cuore, ma se lui ha un'arma, non c'è nessuna speranza se corri e gli volti la schiena. Il pastore infatti la raggiunge, le ordinerà di togliersi i vestiti e poi proverà anche a farle violenza. E poi? E poi parte un nuovo colpo, e questa volta a perdere la vita è proprio Diana. Tocca a lei. Silvia, la sorella, la prima ad essere colpita, è ancora lì, a Sì, terra. sì. Silvia si sta fingendo morta e questo le salva la vita. Scappare non sarebbe servito, no, perché avrebbe freddato anche lei come ha fatto con Diana. In più ferita non sarebbe riuscita a correre in maniera così veloce, ad essere così, no? Esatto. Quando il pastore si sarà allontanato, Silvia decide di nascondersi dietro una roccia e teme che l'uomo possa tornare Sì. indietro. Si nasconde col riparo che serve comunque a poco, dal momento che poi inizierà anche a piovere. Attende 2 ore e poi si fa coraggio, Silvia. Premendosi le mani sul fianco, dolorante e sanguinante, si mette in cammino. Ha rischiato di stare 2 ore ferma, perché avrebbe potuto morire anche Ma dissanguata. deve provarci almeno a Sì, tornare a casa, a sì. chiedere aiuto, a far sapere di Sì. quello che è successo nel bosco. Altrimenti nessuno saprà mai come sono andati i fatti. Sua sorella e la sua amica giacciono lì, prive di vita. Ora il mistero Ovviamente,
È assurda, davvero. Davvero sembra un incubo, non Sì. può sembrare la vita reale, No. punto in bianco. Quel giorno doveva essere una giornata di vacanza, una gita Sì. spensierata, e si era davvero trasformata in un incubo. Silvia cercherà di non farsi prendere dalla disperazione, si metterà in cammino per ridiscendere la cima, per tornare in città e chiedere aiuto. Le ci vogliono 5 ore, 5 terribili, lunghissime ore di cammino prima di arrivare. Ed è proprio alla fine di questa camminata che in piazzetta troverà Maria Grazia Centofanti che la raggiunge e poi chiamerà immediatamente i soccorsi. Sì, Silvia ha superato i suoi limiti, porca miseria, ma chi che sarebbe riuscito a camminare 5 ore in un La bosco? La disperazione. disperazione con un trauma subito allucinante, una ferita al fianco, una forza Sì, incredibile. avrebbe potuto perdere i sensi durante il Sì, cammino, avrebbe potuto cadere. In quel caso per lei davvero non ci sarebbe stata alcuna no. speranza, invece con uno sforzo estremo ce la fa. Sì. E in quel momento si concede ovviamente di perdere i sensi, finalmente. Ha chiesto aiuto, l'hanno trovata e può lasciarsi andare. Ovviamente la ragazza verrà soccorsa e portata all'ospedale di Sulmona. I Sì. carabinieri di Abignasico, in provincia di Padova, contatteranno le famiglie delle Eh ragazze. sì. È necessario che si recano al più presto in centrale per avere questa terribile notizia che cambierà per sempre le loro vite. La PM che si occupa delle indagini che riguardano la morte delle due ragazze e il ferimento della terza andrà a fare visita all'ospedale a Sì. Silvia, dove le sue condizioni sono state rese stabili, per fortuna. Lei Sì. non è in pericolo di vita. No. La ragazza racconterà quello che era accaduto sul Monte Morrone, di quell'incontro con quel benedetto pastore, dallo sguardo strano e dalla sua presunta gentilezza nel volerle accompagnare. Ma che... Sì, alla fine nascondeva Sì. solo E secondi fini. il racconto porterà le autorità proprio sul monte alla ricerca del beh. pastore. Però il territorio è vasto, impervio. Ma vado a cercarlo io il pastore se non l'hanno trovato. Se Sì adesso che dici l'hanno che... trovato. Ok, se Ci ne vorranno vado però io, andiamo tutti? ore per trovare i corpi delle giovani ragazze prive di vita. Sì, Diana è senza vestiti. Questi sono stati sparsi qua e là intorno al suo corpo, mentre l'amica è ancora vestita. Tamara giace poco distante da lei. Infine verrà ritrovato anche il pastore, Bene. Alì Ebiasabi, che si trova in un rifugio di capoposto, a 177 metri, dove ovviamente vive completamente isolato dal resto del mondo. Dovevi restare isolato dal resto del mondo e non rompere i maroni a nessuno, carissimo. In fondo, si sa, la vita di pastore è questa. Non te l'abbiamo imposta noi. Cioè, hai fai questa vita, è inutile che poi vai ad ammazzare e violentare le ragazze che ci sono nei boschi, dai. Il bestiame necessita di particolari cure, per farlo bisogna stare nei posti sperduti, seguire il bestiame, beh. Ogni Sì, lavoro ha le cioè sue l'isolamento grame. comunque lo devi mettere in conto Ma in certi sì. lavori. Peccato l'uomo abbia anche già 3 fogli di via, ma si trova ancora nel nostro paese, nonostante È questo. il 20 agosto, sono circa le 23:30 quando la Criminal Poll abruzzese, ovvero la direzione. Ovvero la direzione. Ah, aspetta. Ovvero la direzione centrale della polizia criminale arresterà il pastore. L'uomo a 3 pistole, 2 a tamburo, 1 automatica, dormiva in quel momento, senza preoccuparsi di quello che aveva fatto e che qualcuno potesse andarlo a cercare. Forse non arriva neanche a concepire che uccidere e ferire non è consentito? No, non ci credo. Ma No. certi individui, sai com'è, verrà dunque preso e portato in centrale. Durante l'interrogatorio il macedone clandestino, perché clandestino è, di Sì. 24 anni, dirà che sì, aveva ucciso le due ragazze. Non appare dispiaciuto però. Eh no, non appare neanche preoccupato di quello che gli capiterà. Meglio? Meglio? Sembra quasi indifferente, incapace di provare una qualche emozione, ecco. Una certa aura scarsella sarà la PM che si occuperà del caso. Sulla vicenda verrà ovviamente redatto un verbale di 10 pagine. Ovviamente c'è il resoconto di Silvia, che è la maggiore testimone del caso. Ovviamente è lei che incrimina senza ombra di Sì. dubbio il responsabile. Silvia sarà anche in grado di identificare il viso di questo macedone tra altri 10 pastori. Beh, ci credo. Quindi fanno Dunque? una sorta di confronto Sì. all'americana. Eh sì, per forza. Dunque la zona era dedita alla transumanza e al pascolo degli animali. Beh, abbiamo capito cosa Sì. c'entra.
Che ce n'erano altri 10, non è che c'era solo Ah, ce n'erano altri, che fortuna, hanno trovato proprio quello giusto. Allora. Quello è il problema, hanno trovato proprio... Arriverà anche il datore di lavoro di Asami. Sì, perché le bestie che portava al pascolo ovviamente non erano sue, ma era stato assunto da questo Mario Iacobucci. E questi confermerà che sì, era stato proprio lui a dare le armi al pastore. Bravo, bravo Mario. Ovviamente non poteva sapere che l'avrebbe usato contro delle persone piuttosto che difendere il bestiame da un eventuale attacco di lupi, dai. Ci sta. Ah sì, e poi sì, le ha nascoste lui quelle armi, che comunque saranno poi trovate dalle autorità. E perché però le aveva nascoste, scusa? Beh, perché temeva un suo coinvolgimento nei fatti. Ma infatti no, non hai responsabilità te, Mario, datore di lavoro del pastore, no? Ovviamente indirettamente quelle armi avevano permesso al pastore di compiere il suo atto criminoso. Ma dovresti conoscere le persone con cui collabori, non è che prendi a casaccio e dai in mano una pistola a una persona che sì, le ragazze, ma tu assumi una persona che deve stare isolato nei boschi e a guardarti le bestie e gli dai il martello, ha bisogno di avere una laurea in ingegneria nucleare. Dunque Mario Iacobucci, che è datore di lavoro del pastore simpatico, accetterà un patteggiamento e si prenderà un anno di detenzione per porto d'armi e detenzione di armi abusive. Sì, quello è la sua colpa, non è che può avere altre. Allora cose. Invece di un anno gliene diamo 5, intanto. Perché questo ha causato la morte delle ragazze. Insomma, anche se indirettamente non può considerarsi comunque coinvolto nel caso. Un pochettino sì. Si prende solo l'anno per le detenzioni, non per il coinvolgimento nel crimine. No, diamogliene 5 però. Arriviamo al 1999, quando inizia il processo contro il pastore. Difenderlo ci sarà un certo Nino Marazzita. È certo che gli avvocati difensori fanno il loro lavoro. È il loro schifo. Il suo non sarà un compito facile, ma ci credo, per forza. Come fare a difendere un uomo che è stato riconosciuto e identificato dalla propria vittima? In più in possesso di armi non autorizzate e per di più privo di qualunque empatia. Quando lo incontrerà l'avvocato, si troverà davanti un ragazzo trasandato, con la barba lunga, visibilmente trascurato, ma sì, questi sono comunque dettagli che non è che fanno... l'abito non fa il Monaco, cioè poteva essere benissimo una bravissima persona che si era trasandato, brutto, sì, trascurato. Sì, però questo fa capire insomma che tipo di personaggio fosse. Sì, quello che si capisce è che non ha cura della sua persona, ma vive anche isolato dal mondo, forse non gliene frega neanche di tenere troppa cura di sé. Non va bene, però sono dettagli questi. E poi? Beh, comunque è evidente che del crimine non si fa alcun problema. È questo che è grave. Glielo dirà apertamente che sarebbe stato impossibile non farlo condannare. Cioè, l'avvocato, insomma... Dai, inutile girarci intorno, insomma, la cosa l'hai fatta, è inutile che stiamo lì tanto... E quindi neanche fare, non farti delle aspettative vane, caro pastore. Sì, ma pastore. Probabilmente il pastore neanche se ne preoccupa di dover passare il resto dei suoi giorni in carcere. Poi forse quella vita sulle montagne, isolato, a contatto solo con i bestiame, non era la vita che voleva. E allora passi la vita in galera, magari ti diverti di più. Forse in quella vita ci si è trovato dentro suo malgrado e chissà, forse lasciarla non era poi così disdicevole per lui. No, anche perché in carcere si trova il suo bel letto comodo, il pranzo, la cena serviti su un vassoio. Vabbè, ovvio che non è un resort, però rispetto alla vita da eremita. Oppure tutto un bluff e si sta cercando di giocare la carta dell'infermità mentale? Forse quell'espressione vuota, con gli occhi così vacui, sono solo uno stratagemma per avere uno sconto sulla pena? Non credo. Sì, non sarebbe la prima volta comunque che lo vediamo. Eppure no. Non pare neanche questo, perché il pastore macedone proprio non ce la fa a costruire un qualcosa che possa reggere un ragionamento mentale. Ah, pure. Forse sì, è mentalmente lento, ma non è astuto da voler usare proprio quel problema lì a suo favore, cioè non ci arriva neanche. Ma insomma, che cosa è successo quel giorno sul Monte Morrone? Il pastore dirà al proprio avvocato che aveva un ricordo confuso di quel giorno. Dirà di essere in primis stato travolto dal desiderio sessuale, che poi era scoppiata quella rabbia improvvisa. Sì, quelle urla, le urla delle ragazze dopo che aveva sparato Tamara, beh, quello lo aveva irritato oltre ogni limite. Sì, certo. Lo avevano messo in allarme. Sì, quindi le ragazze dovevano pure essere sparate e stare zitte buone. E poi lui è uno abituato alla tranquillità della montagna. Sì. Quelle urla in qualche modo avevano rotto il suo equilibrio mentale. Ecco, anche che non si può di certo parlare di equilibrio in un caso in cui il crimine viene commesso con così tanta superficialità, dai. Sì, perché il pensiero di occultare i corpi, di nascondere le sue tracce, no, non gli era neanche passato per la testa. Cioè praticamente non ci arriva neanche, veramente un po' indietro questo tizio. Esatto.
Insomma, non ce la poteva fare, non aveva la struttura mentale sufficiente per elaborare neanche un pensiero di questo tipo che avrebbe potuto in qualche modo forse rallentare le indagini. Insomma, l'avvocato davanti a un personaggio tanto problematico non potrà non richiedere la perizia psichiatrica. Siamo obbligati. Era chiaro che nel caso in questione Allievi non avesse conoscenza di quello che aveva fatto. Tuttavia la corte di assise dell'Aquila condannerà ovviamente il pastore macedone all'ergastolo per omicidio plurimo aggravato. E più c'è il tentato omicidio, la violenza sessuale, porto e detenzione abusiva di armi. Insomma, hanno fatto un bel amplay. E così giustizia è stata fatta? Sì, certo che sì. Peccato che nessuno si fosse accorto che questo personaggio poteva essere un soggetto pericoloso. Sì, il pastore sconterà alcuni anni di carcere in Italia e poi nel 2005 è stato trasferito nel suo paese per terminare la sua condanna. Speriamo che gliela facciano. Quindi in Macedonia, tranquillamente a casa sua, nella sua terra. Sì. Silvia oggi vive la sua vita cercando di lasciarsi le spalle la terribile vicenda. Ma non è facile, guarda con che vita. Lei deve vivere tutta una vita disagiata, problematica, lottare con se stessa, con i suoi ricordi per colpa di uno qualsiasi. Sì. Si è sposata nel 2023 e pare felice. Grazie per essere stati in nostra compagnia anche questa sera. Ovviamente vi aspettiamo come sempre sotto nei commenti per sapere cosa pensate di questo caso e vi diamo appuntamento a domenica prossima con Notturno Crime. Perché? Dove trattiamo solo ed esclusivamente un caso italiano. Vi aspettiamo. Non mancate. Ragazzi, grazie ad averci seguito fino qui. Le Crimeber chiudono e sempre vi ricordano, occhio alle stranezze. Un saluto, Silvia Irina.